Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Senza batter ciglio, Gesù, vedendo i lebbrosi, gli indica la via dei sacerdoti per la loro guarigione. «Andate a presentarvi ai sacerdoti», gli dice. Ha fatto sempre piacere, almeno come sacerdote novello, sapere di questo rimando di Gesù. In effetti, nei miei primi anni di sacerdozio, l'ho sempre un po' interpretata a mio vantaggio questa pagina di Vangelo, come dire: senza la mia mediazione sacerdotale non c'è guarigione. Come sono importante per Gesù. Poi però, con l'avanzare degli anni, ho imparato a scrollarmi di dosso quella sicumera giovanile, che fra l'altro mi impediva di leggere bene il contesto del Vangelo. Mi sono accorto allora che non solo i lebbrosi guariscono mentre ancora sono per strada, ma che secondo la legge di Mosè il momento in cui ci si poteva mostrare al sacerdote era soltanto quello in cui il corpo era già stato risanato dalla malattia. Come dire, i sacerdoti firmavano semplicemente una specie di certificato di fine quarantena. Insomma, fine della visione celestiale e caduta libera. La mediazione mistica esclusiva del sacerdote si riduceva ad un atto notarile di presa visione. E qui si passa dalle stelle alle stalle, che fra l'altro è un proverbio mica male, dato che anche Gesù ha fatto questa discesa. Ma il trascorrere degli anni porta ancora altre saggezze. Così oggi ho trovato una nuova via per leggere questo Vangelo e ritrovarmi come sacerdote. Beh, certo, è assodato. Non sono io a guarire nessuno, né dalle malattie spirituali, tantomeno da quelle fisiche. Ma Gesù sì, lo fa e permette, pensate a me, povero e umile mortale, di vedere i segni tangibili dei suoi miracoli. Mi spiego meglio. Una volta, quando qualcuno veniva a confessarsi, mi arrogavo dentro di me quasi il diritto di poterlo convertire con le mie parole. Oggi invece constato la bellezza ben più ampiamente sproporzionata di vedere come chi arriva al confessionale è già stato toccato dalla grazia di Dio. E questa non è solo una presa visione, vi assicuro, è un'emozione straordinaria. In certi casi non trattengo le lacrime. Sta qui la portata del sacerdote: vedere ogni giorno la potenza di Dio di spiegarsi sul tappeto della storia degli uomini e provare a raccontarla un po', come sto facendo anche con questi commenti. E a proposito di grazie, non posso che dire ancora grazie per Pregaudio. Fra poco festeggiamo il suo compleanno, il 28 novembre, e anche qui ritengo sia solo un suo dono. Posso solo contemplarlo e ringraziare Dio. E non posso che chiedervi di continuare a sostenerci, non per me, ma per voi, o forse meglio per tutti noi.